Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio di Gibbous. Allora, eravamo arrivati qui nello studio del macellaio e praticamente l'amico Simone mi ha detto che nel pannello ci dovrebbero essere tipo le lettere dell'alfabeto. Mi ha suggerito questa cosa, lo ringrazio tantissimo. Quindi, ad esempio, questa MCHK. Dovrei riuscire a metterle con questi simboli in teoria. Adesso proviamo un attimo. Allora. B, C, D, E, F, G, H, I, L, M. C. A, B, C, D, E, F, G, H. Ah, c'è la K, ops. E, C, D, E, F, G, H, I, in lunga K, L, M. Quindi A, B, C, D, E, F, G, H, I, in lunga K. Oh, grazie Simone, grazie mille per il suggerimento. Allora, libro. Ecco, questo è tutto così, eh? Chiarissimo. Dunque, allora vediamo che dice qua. MCHK, o meglio, lettere corrispondenti in macellaiese, è il codice di accesso. Ora sfoglio quello che presumo sia una sorta di diario. Vabbè, ma ora non lo posso tradurre tutto. Vabbè, pieno, non lo prende. Riposa, amico. Quindi non so se sto provando un po' a cliccare, magari mi sottolinea qualcosa. Ecco, forse questi 1, 2, 3. Come me li ricordo? Non ce ne sono altri, vero? Soltanto questi tre. Mi ricorderò mai. Allora, vediamo un attimo qua cos'era. Alcune Quickly cycles through some. immagini biologiche. No idea. Non lo sa utilizzare. Cosa a sinistra? Questo girava questi. Mo' va a ricordare. Poi non lo so, cioè se è questo obiettivamente. This must be. Allora, i triangoli sono così, però non, boh, non capisco il lato, onestamente. Mi sa che gli faccio una foto, se no me li scordo. Ho una memoria proprio pessima. Ok. Proviamo un attimo, però non so il lato in cui devono essere girati. Allora, questo primo era questo. Il secondo era... Dove sta? Questo? Il terzo era... The Questo. perfect triangle, triangle. Solo che non so... Il lato in cui devono essere girati, onestamente, non si capisce. Ah, beh, sempre fatto a culo. Lo dico. Vabbè, l'importante è arrivare alla soluzione. Poi, vabbè. Bei, con tutte le frecce rivolte verso sinistra. Vabbè, meglio così. Tessuto lacerato. Non ho davvero bisogno, forse solo la sua storia. Ok. Idiota, a sinistra verso la baia, a destra verso Leod. Ficcatelo bene nella tua testa d'ora. Ok, quindi di qua devo mettere la parola Eod in teoria, quindi. Allora, Eod, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F, G, H, I, lunga K, L, M, N, O. A,
A, B, C, D. Girati verso destra. A posto, bene. E anche questo enigma è fatto. Ok, possiamo andare. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo confidato nel macellaio, abbiamo riposto la nostra fede nel carnefice. Traditi da quel mostro, negando al sognatore il suo pasto, fuggendo e portandolo con sé. Così è come ci ha ripagati per la nostra stupida e mal riposta fedeltà. Come pensate che appaia questo agli occhi di padre Dagon, eh? E io vi dico, in questo momento. Per me è sempre stato chiaro come l'acqua di mare, pure che dietro a quel pazzo ci fosse sempre stata la conoscenza stellare. So che alcuni di voi non considerano quegli sciocchi stellati come una minaccia. Pensate che sia pazzo che mi stia inventando tutto? Questa stessa notte un falso predicatore stava sputacchiando bestemmie su Madre Hydra e Padre Dagon, proprio davanti al Finman House. È buona cosa che un vero credente ha scagliato la prima pietra. Beh, uovo. E che la folla si sia sbarazzata rapidamente di quel serpente velenoso, ma è accaduto. È veramente accaduto, la nostra Fishmouth, durante il nostro festival. E mo? Gli dirò altre uova? Voglio dire i ciottoli. Scagliamo la prima pietra. Il cultista è inchinato. Ti è. Ah, così sembra che ce l'ha contro di lui. Stelle, pensavo che questi tizi fossero solo fanatici del pesce. Guardavi intorno e il vostro stesso vicino potrebbe essere un agente oscuro di quell'abitatore del buio, che sia per sempre maledetto. Rombo guizzante. Sospettate del vostro prossimo, mettendo in discussione i vostri parenti, non riponete la vostra fiducia in nessuno, a parte voi stessi e Dagon. Abitatore ti maledica. L'abitatore? Potete anche solo iniziare a immaginare quali saranno le ripercussioni? Il pesce ti prenda. Io non posso. Non lo farò. Figlio di un calamaro. Cirripedi rimbalzanti. Macellaio? Come abbiamo potuto anche solo riporre fiducia in lui con un soprannome del genere? Alito di Barracuda. Boh, io non so se sto fa bene. Pastinaca puzzolente. Ma che altro si illumina? Strisciante, tremante. Ah, proviamo lo strisciante. Dagon ti maledica. Figlio di una nebulosa. Ma è strano. Basta con questa mascherata, lo sapevo, tradimento. Non c'è anche un vero dio, Pagani amante del pesce, il suo nome è l'abitatore. Come osi pronunciare quel nome nella casa di Dagon? Ti sei intrufolato nel nostro tempio e hai rubato il trapezoedro. Ora pagherai per questo. Ti daremo in pasto ai pesci. Dacci il libro. No, voi dateci il libro. Oh mio Dio, ragazzina, che cosa stai facendo? Lasciate in pace i pesci. Madonna. Oddio. Gli ultrasuoni sta ragazzina.
Come Roma bruciava e Nerone nel frattempo guardava e giocherellava, così anche noi assistiamo alla vendetta dei pesci sui pescatori. Non sono sicuro che sia il confronto giusto, signor Busara. Sono solo preoccupato per la bambina. Eccola. Non c'è bisogno, nonno. Sto bene e sono felice. Nessuno fa più male ai pesciolini e le loro pance sono belle piene adesso. Davvero non avresti dovuto assistere a tutta la scena? Sebbene sei stata praticamente tu a provocarla. Beh, tutto finito, nonno. Guarda, l'acqua sta scendendo e i pesciolini stanno tornando a casa. Una perfetta conclusione del festival per tutti. Evviva! Quindi stai tutti mangiati. Non chiamarmi, nonno. Okidoki, me ne devo andare prima che mamma, papà e la nonna si accorgano che manco. È stato divertente, ci vediamo in giro? Fa attenzione, bambina. Ma nuota? In quale pazzo mondo viviamo, signor Busara? Grazie per aver fatto affari con me, comunque. Io sinceramente non so se dovresti ringraziarmi, io... Sono più confuso con il passare delle ore, ma la mia determinazione diventa più forte. Ma chi è il macellaio? Ma è lui il macellaio. Allora, cosa stai facendo in questo edificio di tutti i luoghi? Che italiano è? Osservai l'ordine esoterico? Cercavi Holmstein, un giro turistico? Puoi scherzare sul giro turistico, è parte del motivo per cui sono qui. Lungo tutto questo mondo maledetto la tempesta infuria sempre di più, è più potente, e mi aspetto fortemente una specie di... di segno, al più presto. Quale segno? E perché qui, di tutti i posti? Forse è motivo a far suonare una campana attraverso una terribile tempesta. Le notizie certamente viaggiano veloci. Questo è il più alto campanile in Fishmouth, con la più grande campana, più risonante nel raggio di miglia. Qui è dove aspetterò un segno per tutto il tempo che sarà necessario. E risvegliare la bestia? Come facciamo a sapere che è una buona cosa? Non lo sappiamo, ma è scritto e così avverrà. Questo potrebbe essere l'inizio di un affascinante dibattito filosofico, se solo avessimo avuto il tempo. Ho bisogno di risposte. Ho bisogno di sapere che diavolo sta succedendo qui. Chiedi. Secondo me è questo il macellaio. Aiutaci a trovare e a fermare questo macellaio, Barnabas. Carnifex Terribilis. Cosa hai scoperto delle investigazioni a Fishmouth durante il suo festival, cercatore? Il macellaio è stato sicuramente in combutta con... il culto della conoscenza stellare? Improbabile, ecco. Allora... Aspetta, no, intendo. C'era un 50 e 50, sono riuscito a sbagliare. L'ordine esoterico di Dagon. Sono convinto che li abbia usati per crescere un qualche tipo di creatura marina, nome in codice MCHK. L'Hafgufa. E qual è il suo scopo? Il pasto? È così che l'hanno chiamato. Questi pazzi dell'Eod pensavano di accrescere il mostro marino e di darlo in pasto a Dagon come tributo. Si sono fidati del macellaio. Lui ovviamente ha preso questo passo, questo MCHK, qualunque cosa sia, ed è scappato. La domanda è, dove è andato? Qualche idea? Non esattamente, ma tieni a mente. Holmstein sorveglia sempre, lascia sempre qualcosa dietro per spingerti nella giusta direzione. Ma quanto è gentile da parte sua? Allora, forse no. C'è questo segno che è associato ad Holmstein. Dimmi cosa pensi significhi. Potrebbe essere la rappresentazione visiva di una formula. Una costellazione. Potrebbe essere una mappa. Grazie, ci penserò su. Ho incontrato cose terribili nelle fosse del macellaio. Cos'erano? Mi sembra evidente che Fishmouth nasconda più segreti di quanti se ne possano cavare in questa piccola finestra di tempo che abbiamo. E il tempo non è dalla nostra parte. Non da quando abbiamo trovato quel maledetto Necronomicon. Alcuni lo usano per generare mostri orribili. Alcuni per fare parlare i gatti, ad esempio. Qualcuno potrebbe dire che è la stessa cosa. Come risolviamo questo problema? Quello che Holmstein ha permesso, Holmstein lo può annullare. Trova il nemico, contrasta i suoi piani e Holmstein ti ricompenserà.
Vorrei avere la tua stessa sicurezza, Barnabas. Non ho tempo per questo. Basta, finito. Devo andare. Devo incontrare Buzz e Pace, cercare di mettere insieme i pezzi. L'altro ti guida. Fate del vostro meglio per scoprire dove si stia dirigendo il macellaio e mettete fine ai suoi piani, qualsiasi essi siano. Rimarrò qui e attenderò un segno. Ci vediamo, Barney. Non mi chiamare così. Però sarebbe stato figo se lui avesse fatto zan zan zan, sono io il macellaio. Ehi ragazzi, è tornato. Che bel posto hai qui, Don. Sono contento di vedere che ce l'hai fatta, amico. Ci hai spaventati a morte. Senza offesa, amico. Non me la prendo. Sì, Fishmouth era interessante. Ho incontrato tuo padre, finalmente, Pace. Ah sì? Sta bene? Sta bene. Sta su un campanile in attesa di un segno. È tipico di papà. Possiamo saltare i convenevoli e mettere insieme le nostre teste? Vero. Ho attraversato il laboratorio del macellaio. Siamo spiacenti, flashback sbagliato. Mi potete scusare, per favore? Sicuro, Otis. Vai a riposarti un po'. Il macellaio. Lui non era più lì, vero? Se n'era appena andato. Che cosa hai trovato che potrebbe essere rilevante? MCHK. Sembra essere un acronimo importante. Di che si tratta? Ho una teoria. Potrebbe venire da? Controllo mentale. C'erano tutti i tipi di immagini cerebrali correlate nel suo laboratorio. In qualche altro modo si fa controllare un'enorme creatura? Per quanto riguarda l'HK... Hyperkraken. Hyperkraken. Mente controllata, Hyperkraken. C'era una foto di un Kraken, una di un essere umano e una di un paio di ali di drago nel suo laboratorio. Deve essere quello, questo è quello che abbiamo a che fare qui. Sono davvero spaventoso, Don. In entrambi i casi. A quanto pare ha utilizzato il culto per tenere il suo mostro allevato e nutrito e poi è scappato via con quello che per chissà dove. L'Hafgufa. Cosa intende farci? Un'enorme arma biologica sotto suo controllo? Mi vengono in mente una serie di cose. Oh mamma. Abbiamo bisogno di aggiungere questo Diego. Questo è tutto fantastico, ma ricordi qual è il mio problema? Ricordate tutto questo da cosa nasce? Il macellaio Ormstein, c'è una connessione lì. Non ci resta che smettere di essere sempre un passo dietro di loro. Il festival? Fishmouth sa davvero come far festa. Quello che posso dire per certo è che l'ordine esoterico è stato indebolito un po', e così anche il culto della conoscenza stellare. Ben fatto, amico. Non sono stato io a farlo. È stata una piccola e strana bambina che ama davvero i suoi pesciolini. Direi che ha molto senso. Insomma, oltre a questo, temo che Fishmouth e i suoi abitanti raccapriccianti rimarranno un mistero per ora. L'elemento di stabilizzazione, la costante di Ormstein. Cos'è che diceva? Una terribile tempesta delle campane suonandovi attraverso risveglieranno la bestia. Cosa ne pensi? La fine di tutto questo. Facciamo la tragica. Quello che Pace ha detto quando vi ho chiamati ha senso. Io non sono sicuro di volere che tutto questo finisca con il risveglio di una bestia. Nessuno di noi lo vuole. Resto con la mia convinzione. Proprio come il Necronomico, tutto questo è solo caos in continua evoluzione, per cui Ormstein ha scritto il finale e lo ha inciso nella pietra. Ha scritto il finale. È questo che vuol dire? Lui non è come noi. Non puoi afferrare il concetto di divinità? Se egli lo ha scritto, accadrà. Oh, dai. A che punto stiamo con il segno di Ormstein? Sono perplesso. Cosa pensi potrebbe essere? Una costellazione. Questa è stata la prima cosa che abbiamo pensato, ma non corrisponde a nessuna delle stelle conosciute. Ancora sembra come qualcosa vista dall'alto. Aspetta, ho un'idea. Passami quel mouse, Buzz. Eccolo.
Allora, detect... non sto esaminando i file personali di Don. Io clicco tutto. Beh. Ok, allora cerchiamo sti punti. 1, 2 vicini, uno un po' più lontano, uno giù. Sì, eh? Forse una mappa? There was a bell in Paris. Parigi. There was a bell in Maris. Maharum Maris e Fishmouth. C'è una campana anche lì. Ma sì, è Point Nemo. Point cosa? Il polo di inaccessibilità della Terra. È il punto nell'oceano che è più lontano dalla Terra ferma. Non ci dovrebbe essere niente lì. Magari cerchiamo tra le notizie recenti a proposito? Cerco tra le notizie recenti. Quello che sto trovando sono pazze teorie cospirazioniste su spedizioni a Point Nemo che risalgono a più di un secolo fa. Qualcosa di anche lontanamente recente? Decenni fa una nave chiamata Alert si dice che trasportasse un enorme carico di esplosivi. Mai tornata a quanto pare. Suona incoraggiante. Quindi abbiamo tre campane oltre a Point Nemo. Deve essere questo. Stiamo andando, giusto? Aspetta un attimo, amico. Diciamo che ci andiamo. Cosa facciamo poi con le campane? E suona. Io posso metterti in contatto con Vlad. Io posso... Passo a trovare un modo... Non ho detto, scusate. Sergio ormai mangia dal palmo della mia mano, quindi sono sicuro che ci possiamo coordinare e suonarle tutte insieme. Siamo in grado di svegliare la bestia. Vogliamo farlo o questo aiuterà il macellaio? Pensaci, se è scappato via con questa bestia, significa che il macellaio la controlla, giusto? È solo una teoria, ma quelle campane potrebbero far risalire la creatura? Tre campane che sono una miglia di distanza solamente realistico. Ha molto senso, è quadra con la costante. Mettiamoci in contatto con tutti e tre e diciamogli di aspettare un segno. Siamo un gruppo creativo, ci verrà qualcos'altro in mente se ne avremo bisogno, giusto? La preparazione è sempre stata il nostro forte. Che cosa ho veramente da perdere a questo punto? La fine del mondo, ecco. È solo il punto più lontano dalla Terra, in realtà non finisce qui. No, eh? Dimmi di più. Questo sarà un lungo viaggio. Ma quindi mo stanno andando a Point Nemo? Signore e signori, è un po' pazzesco, ma siamo davvero qui. Il più lontano dalla civiltà per quanto sia umanamente possibile. Non solo umanamente, Ogius. Il denaro di 3 mesi di affitto ci dice che ciò che cerchiamo si trova in cima a quella montagna laggiù. Non so, hai visto quella spiaggia assurda? Credo che la nostra mossa migliore sia dividerci e... cercare indizi? Beh, sì, in realtà potrebbe aumentare le nostre possibilità di trovare questo macellaio. Pace, che ne dici se prendiamo per la montagna? Beh, gatto, spero che tu abbia portato la crema solare perché è il momento di andare in spiaggia. Non farla peggio di quanto sia. Mi spiace, sono nervoso. Nervoso? Va bene, spaventato, sto davvero, davvero crepando di paura. Facciamolo. Queste cose sembrano tipo daliste, tipo gambe. Chiunque trovi, ma ce l'abbiamo prima, incrociamo le dita. Capitolo 7, Point Nemo. Ok, quindi iniziamo con Buzz. Point Nemo. Si spera che tutto finisca qui una volta per tutte. Sono io o questo luogo sembra fuori dal comune in qualche modo? E per qualche ragione quell'enorme luna non proprio piena da sua è particolarmente fastidiosa? Gibbosa? Che cosa?
gibbosa, quasi ma non del tutto pienamente rivelata. È così che si chiama questo tipo di luna? Quello che vuoi tu, signora scienziata, facciamo solo. Oh oh. Che cosa succede? Non lo so, ma sembri ripugnante. Oddio. Che succede? In che cosa mi sono trasformato? Assimili un ammasso di salumi avanzati e schiaffati insieme. Che cosa? Questo non sono io. Ti sei appena trasformato contro la tua volontà in qualcosa che disprezzi. Uno schifo, eh? Sono un abominio, Kitty. Ma io non ho nemmeno fatto niente. Oddio, oh no. Pensi che questo sia permanente? Diventato pixelloso. Apparentemente no. E adesso? Cosa ti sembro ora? Essenziale? Cubettoso? Tutto è quadrato, è solo un quadrato? Oddio, inquietante. Penso di preferire il look precedente, ad essere onesto. Che diavolo? Cosa sono? Una specie di... Sei come un... Mi arrendo. Sento che mi sta venendo un attacco di panico. Questo posto ti sta davvero incasinando di brutto. È tornato ormai. Aspetta, sono tornato. L'ho dato sia l'universo infinito, sono tornato. È stato spaventoso come... Odio essere quella sempre cinica, ma ho un brutto presentimento. Penso che sia... Che cosa? Già, è ciclico. Povero. La cattiva notizia è che sembri continuare a trasformarti. La buona notizia è che accade solo a te. Cosa possiamo fare, Kitty? Resistere e andare avanti, Kerwan. Hai ragione, andiamo avanti. Ma non andiamo in giro questo schifo. Comunque ecco la luna Gibbosa. Ecco perché il nome, non lo sapevo. A quanto pare questa è quella che chiamano una luna gibbosa, quasi completamente visibile ma non del tutto. Vedi quante cose si imparano. In realtà sono concentrato in quello che succede qua giù. Lei oggi mi ha istruito abbastanza sulle fasi lunari. Allora, non capisco cosa ci guadagno a cambiare resti di strana architettura. Bizzarri monoliti coperti di muschi sono sparsi su tutta questa spiaggia. Non so cosa farci. Arcata. Arco di aspetto normale, voglio dire normale tenendo conto della situazione. Che cosa orrenda sto posto. Non posso passarci adesso per qualche ragione. Proviamo così. No, manco versione pixel. Dai, cambia. Così? No. Non posso passarci adesso per qualche ragione. Vediamo da normale se ci passa. Ok, da normale è passato. Ce l'ho fatta. Dai, Kitty. Allora. Mo vediamo se la passa così. No. No, non la passa pixel così. O la passa sempre da normale, oppure ognuno cambia, non lo so. Vai. Ok, cambiano tutti. Ok, adesso vediamo come passerà. Prova normale, non credo. Ok, forse versione... Ah, ok, era facile, in verità, bastava vedere gli archi. Sono io stupida, qua versione mostro. Ok, e lì versione pixel invece che passa. Sì, era più facile del previsto, solo che non ci ho fatto proprio caso, onestamente, all'inizio. Così almeno stiamo provando una qualche utilità per tutta questa follia. Presi che mi basta, per favore. Non andrò oltre senza Kitty. Oddio, non mi dica che devo portarla con me, eh?
Perché non mi fa portaghetti? I can't pass through for some reason. No, devo ritornare indietro, no, vi prego. Che balls. Mo vedi da subito però, no? Ah, non mi fa tornare indietro. Just keep going. Boh, usa... Sento una specie di vibrazione strana che arriva dal libro, ma non penso di aver bisogno di lui qui. Kitty, vieni. Non andrò oltre senza Kitty. E non mi fa tornare neanche indietro. Ah, mi fa tornare indietro. Ah, cambia anche lei. Che diamine hai fatto, Gerwan? Ha funzionato economico, in realtà ha funzionato su di te. Pensai che non avevo già abbastanza guai? Guardami. Lo so, ma questo potrebbe essere utile. Allora, Kitty, tu devi... In verità devi essere normale all'inizio. Ti odio, Buzz. Andiamo a lavorare così, sono curiosa. Questo è un insulto. Dai, all'inizio dobbiamo essere normali. Well, at least you can turn me back. Kitty? What? You know when you I know the way you Yeah, this yeah, you're... Vabbè. Senti, dobbiamo passare l'arco, Kitty, devi venire con me però. Che il primo è normale. Ah, ok, forse così, eh. Ok. Ok, allora dobbiamo diventare adesso quello del dipinto. Sbrigate. Eccolo. Azz, lo fa cambiare lei pure 20 volte. Pensavo diventava quello che diventa lui. Vai, Anikitti. Vai, passa. No. Ok. Vieni, Kitty. Dovrei aspettare, mannaggia. Tanto tu diventa pixellosa. Eccola. Non è pixellosa. Quindi intanto, Kitty, tu puoi passare. Ma arrivo. Il prossimo dovrebbe essere quello giusto. Ok, vai. Bene, ce l'abbiamo fatta. Ok. Oddio, è rimasta così, facciamola tornare normale, poverina. Ok. Ah,
Allora, stele. È come una specie di cosa di pietra con dei fori. Si chiama stele. Poi per sapere queste cose. Io non riesco ad arrivare così in alto. Puoi provare a vedere se quella cosa si attiva? Io non credo di avere abbastanza arti. Va bene, ora ti facciamo diventare sto schifo. Prova. Brava, Kitty. Una statua. Ripugnante ma maledettamente utile. Kitty, te prego. No, la posso vedere così. Dai, non devo esaminarlo. Allora, vediamo. Statua che sostiene la spada. Abbastanza danneggiata di una moneta che impugna una spada. Non so come. E abbiamo aiutato già abbastanza. Paio di esseri. Sembrano sai due esseri aspetto strano. Mi danno i brividi, non voglio. Ah, vediamo se in versione mostro schifoso riusciamo a prendere la sua spada. Normale, non credo. Ramo. Sferoide rotto. Aspettiamo un attimo di diventare questo coso. Non so come. Via. It looks pretty firmly Sadamente attached. attaccato. Dai, che tu sei sto coso. I have. Non so come usarlo. It looks pretty. È saldamente attaccato. Now. It looks pretty. Vabbè, proviamo ad andare avanti. Mi sa che al momento là non potevamo fare altro. Oh, Che look diavolo di at posto è this. quest'ora? Ah, stavolta cambia il posto? Non noi? Ah no, cambiamo anche noi. Fosse di fuoco, scenario mutevole. Scenario mutevole, scenario mutevole. Much like myself, Proprio come me, this tutte le cose si scenario stanno is less spostando tra distinct. questi quattro stati. Non posso venirci sopra? Ah, Madonna, che casino. Quarto cerchio magico. Proviamo. Non sembra fare nulla da solo. Penso dovremmo lavorare insieme su questo, Kitty. Va bene, mi fido di te. Sono ufficialmente in modalità piena collaborazione. Proviamo ad andare qua. Vai, sali. Ok. Però lo devi toccare. Non so se sto sbagliando, se deve toccarli soltanto quando diventa uno di quelli uguali. Immaginavo. Allora, torna qua. Allora, qui lo devi toccare quando diventi. Ma non cambio più? Ah, ok, cambio. Allora, io l'ho toccato da essere umano normale. E qua lo devo toccare da quadro. Pixel. Ok. Non lo so. Ecco, tocca.
Allora, ha detto ci vuole la collaborazione di Kitty. Però diventa pixellosa. Vai, Kitty. Oh, I think I got it. I think I Penso got di it. aver capito, penso di aver Excellent. capito. Io ancora non It's the capisco. Sono gli space. stati hanno bisogno di adattarsi. Dai, ci Come on, we got siamo. this. Vai là. Allora, lo devi toccare come essere umano. Eccolo, vai. E qua invece come mostro schifoso. E quindi? L'ha già toccato Kitty. Che manca? No, aspetto, torna qua. Non capisco onestamente. Kitty qua. Mica so quale devo fare. Boh, riprova a cliccare questo. Ma io sto a fare un po' a cavolo. Is this wretched world prepared for him? Not likely, not likely. Kitty diventa normale. Prova così. Ok, quindi? Vai qua. Prova a toccare. Boh, vabbè ragazzi, direi che per oggi ci fermiamo qui. E aiutatemi anche questa volta perché mi sto un attimo ribloccando. Non capisco qui che devo fare, insomma. Cioè, la mappa quella lì l'ho fatta, però non... sta cosa che si illumina attorno, boh, non lo so. Quindi lasciatemi un commento, aiutatemi, vi prego. E niente, come al solito, mettete un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Vi aspetto al prossimo episodio.